Invochiamo intanto lo Spirito del Signore che presiede tutte le riunioni, perché ci disponga a ricevere l'acqua divina, disponga i nostri cuori alla purificazione di tutte le macchie, dello spirito e della carne. Lo Spirito di Dio scende su di noi in questo momento e disponici alla purificazione della mente, del cuore, dei sensi. Alleluia, 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 alleluia. Eleviamo i nostri cuori, eleviamo i nostri cuori a te. In segno di amore, alleluia, alleluia. Ecco, durante il canto c'era l'accompagnamento del messaggero che entra nel suo santo tempio
l'angelo del Signore, l'angelo dell'alleanza che è Cristo, colui che voi sospirate, ecco viene. Egli ha in mano il fuoco del fonditore e la lessiva del lavandaio. Egli siede per fondere e purificare, purifica i figli di Levi, li affina come oro e argento, perché possono offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Amen. E adesso chiediamo l'abbondanza dello Spirito su quest'acqua. Manteniamoci in questa offerta dei nostri cuori al Signore. Dio onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo, che nel ricordo dell'opera ammirabile della nostra creazione e di quelli ancora più ammirabile della nostra salvezza a te si rivolge. Degnati di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete con l'immagine dell'acqua viva. I profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo, hai inaugurato il sacramento della nascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravvive in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con l'isopo e sarò purificato. Lavami e sarò più bianco dalla neve. Su di voi verserò dell'acqua pura, dice il Signore, e sarete mondi d'ogni vostra colpa, e vi darò un cuore nuovo. Alleluia, alleluia. Risuscitato al mattino, nel primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò apparve a 2 di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli 11 mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto
a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Resta con noi, apri i nostri occhi, manda il tuo spirito e ti riconosceremo, e ti riconosceremo. Parola del Signore. Apri i nostri occhi, Signore, perché noi ti riconosciamo, tu bello vestito di bianco, tu il Dio della trasfigurazione. Le tue vesti erano candide, folgoranti, accecanti gli occhi, perché tu eri la luce e sei la luce del mondo. Le tue vesti sono bianche, e vuoi che tutti quelli i quali partecipano della tua vita siano bianco vestiti. Tutti quelli che vengono alla verità ed entrano nella luce siano bianchi vestiti. È la luce della verità, la luce della grazia che rifulge nei nostri occhi, perché Dio è luce, abita in una luce inaccessibile. Chi si accosta a Lui diventa luminoso come Mosè. Accostiamoci a questo Cristo, Signore, rifulgente di luce, e rendiamo candide le nostre vesti per prepararsi alle nozze dell'agnello. Gesù comparisce alle pie donne, due angeli bianco vestiti annunziano che Lui è risorto, non è qui. Gli apostoli lo vedono, lo vede Simone. Comparisce a più di 500 persone messe insieme, come ci testimonia l'apostolo Paolo. Poi alla fine raduna tutti i discepoli, pranza con loro, li rimprovera perché dopo tante prove della sua resurrezione ancora c'è qualche dubbio sull'effettiva resurrezione di lui. E poi dà il comando: andate in tutto il mondo, annunciate a tutte le creature la resurrezione dei morti. La vita è venuta sulla terra e ascende al cielo. Dirà: noi lo aspettiamo nell'ultimo giorno. Ma intanto noi rimaniamo qui sulla terra per portare il lieto annunzio che Egli è risorto. E dobbiamo accompagnarlo
nel cammino della vita, tutti bianco vestiti, perché coloro che accompagnano l'agnello immolato debbono avere i vestiti bianchi. Lo abbiamo indossato il vestito bianco nel santo battesimo e dobbiamo conservarlo puro e immacolato. E quando ci dovesse macchiare, eccolo pronto ad essere immerso nel sangue dell'agnello che rende candido il vestito. Risciacquiamo spesso nel sangue dell'agnello immolato le nostre vesti per renderle candide e poter così cantare il cantico della vittoria seguendo l'agnello nel cammino della vita. Al grande convito che Cristo Dio prepara per le nozze del suo figlio ci si assiede a tavola bianco vestiti. Ricordate la parabola delle nozze, quando tutti i convitati, buoni e cattivi, vengono a sedersi alla mensa del Signore, del padrone. Tutti debbono avere il vestito bianco e quell'uomo che si era seduto in mezzo agli altri senza il vestito bianco venne espulso, perché tutti bisogna essere bianco vestiti. Nulla di impuro entra nel regno di Dio. Dobbiamo coltivare la bianchezza della nostra vita, la purezza della nostra vita. Dobbiamo purificarci continuamente per poter cantare il cantico della redenzione e della vittoria sul peccato, sull'errore, seguendo l'agnello dovunque va. Chi sono questi che sono bianco vestiti? Viene domandato all'angelo e l'angelo risponde: sono quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte e cantano il cantico nuovo. Essi non hanno più fame né più sete, né saranno colpiti dal sole, né saranno colpiti dal sole di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono avrà il loro pastore, e sarà il loro pastore e li guiderà alla fonte delle acque vive, alle fonte della vita. Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Noi attendiamo questo giorno, il giorno delle nozze dell'agnello. Proprio nell'Apocalisse è celebrata, capitolo 19, la festa delle nozze dell'agnello, dove tutti noi abbiamo appuntamento, dove tutti ci dobbiamo ritrovare attorno allo sposo vestito di bianco, all'agnello immolato, noi che siamo la sposa dell'agnello. Udì poi una voce di un'immensa folla, simile a fragore di grandi acque e al rombo di tuoni possenti, che parlavano: alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Le hanno dato una veste di lino puro, di lino splendente, e la veste di lino puro sono le opere giuste dei santi. Ecco, la sposa, la Chiesa, è rivestita delle opere dei santi. Sono le vesti della sposa, le opere buone nostre. Noi siamo la sposa dell'agnello e le opere buone nostre sono le vesti che coprono
le membra della sposa che viene presentato allo sposo divino. Questo è il termine ultimo del nostro viaggio, ma finché noi siamo in viaggio qui sulla terra dobbiamo tessere questa veste di giustizia e di santità nella purezza della vita. Dobbiamo tutti prepararci a questo ingresso trionfale nella gloria per celebrare le nozze. La vita cristiana ha il sapore nuziale, il sapore dell'amore. Allora la vita cristiana non è più uggiosa, non è più pesante. Tutte le sofferenze che noi sopportiamo sono preziose al cospetto di Dio. Sono, come dice Faustina Kowalska, con bella intuizione, sono l'invidia degli angeli. Gli angeli, dice la santa, ci invidiano due cose: la comunione con il corpo e il sangue di Cristo, e ci invidiano la sofferenza, perché attraverso la sofferenza noi riviviamo la passione di Cristo, noi entriamo nel Cristo pienamente, Cristo offerto al Padre in libazione per la salvezza del mondo. Gli angeli ci invidiano la comunione e la sofferenza. Quale concetto dobbiamo avere della sofferenza? Noi che vogliamo uscire dalla sofferenza, noi che odiamo la sofferenza ha un valore misterioso ed invidia degli angeli per noi uomini. Voi uomini potete soffrire, noi non possiamo più soffrire. Voi uomini potete entrare nel mistero del Verbo incarnato, voi uomini attraverso la sofferenza potete vestirvi di bianco, voi attraverso la sofferenza vi riempite di opere buone che noi non possiamo fare. Ecco l'invidia degli angeli, noi che disprezziamo la sofferenza e le prove. Questi sono i vestiti bianchi, questo è il filo bianco che tesse il nostro vestito, la nostra veste nuziale. Fratelli e sorelle, prepariamoci alle grandi nozze dell'agnello, vivendo una vita casta, una vita pura, una vita purificata giorno dopo giorno, una vita lavata giorno dopo giorno attraverso le tribolazioni e le sofferenze che dobbiamo sopportare. Allora la sofferenza si veste di bianco, si veste di luce, si veste della luce dell'agnello. È la sofferenza cristiana, la sofferenza luminosa. Le tenebre della sofferenza diventano luce. Chiediamo a Gesù di comprendere questo messaggio che ci viene dalla liturgia di oggi, e invochiamo lo Spirito del Signore perché ci investa della sua luce, perché la luce di Dio risplende dentro di noi. Noi che siamo i figli della luce, tutto si è luminoso nella nostra vita, tutto si è messo all'aperto nella nostra vita, tutto si è luce nella nostra vita, perché Cristo è luce, perché Cristo è luce che illumina e penetra dentro di noi, e noi figli della luce dobbiamo essere penetrati da Lui per essere nella verità, perché è la verità che rende libero l'uomo uscito dalle mani di Dio. E allora alziamoci in piedi e cantiamo alla luce che risplende, cantiamo alla luce che è Cristo, lasciamoci illuminare dalla luce, risplendiamo di luce. O Gerusalemme, amante di luce, o Gerusalemme, rivestiti di luce, perché Cristo luce rifugia in mezzo a te e le tenebre del mondo più non ti toccano. Alleluia. Alzati e risplendi con la tua luce, la gloria del Signore. Alzati e risplendi. Guarda lontano,
splendide, danzano di gioia. Gerusalemme! La sua sposa è già pronta. È già pronta.
celeste, di vino puro, puro e splendente. Che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Adesso scendiamo alla liturgia sacrificale. L'agnello ancora una volta si immolerà per la salvezza del mondo, attraverserà la sofferenza per entrare nella gloria e ci trasporterà tutti attraverso la sua sofferenza per entrare nella vita. Entriamo così in questa liturgia sacrificale. Casa numero 342. Nelle tue mani affido la vita, Dio mia salvezza sei tu. Porgi il tuo sguardo al mio cuore, con te al sicuro.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Liberaci da ogni male che grava su di noi. Liberaci dal peccato che ci oscura e rendi invisibile la tua persona. Liberaci dagli influssi del maligno che ci inducono al peccato. Liberaci dalle conseguenze del peccato, i turbamenti, le angosce, le paure. Liberaci da tutte le tentazioni, le tendenze al male, in modo che liberi di ogni suggestione possiamo attendere che si risvegli in noi la speranza, che trionfi la speranza e a viso scoperto possiamo guardare colui che viene a noi. Cristo, Signore, fa che noi attendiamo con tutto il cuore che si compia questa beata speranza mentre viviamo qui sulla terra. E venga già, fin da questo momento, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è risorto e apparso e asceso al cielo, ma Gesù non è sparito dalla faccia della terra. Gesù è vivo nel sacramento dell'Eucaristia, ma Gesù appare, deve apparire in ciascuno dei risorti che siamo noi. Per cui Gesù continuamente appare, deve apparire agli uomini. Da questo riconosceranno gli uomini che io sono venuto e sono in mezzo a voi fino alla fine del mondo, se voi vi amate. Fratelli e sorelle, ciascuno di noi deve essere apparizione di Cristo per gli altri. Dobbiamo far rivivere Cristo nella nostra vita. E allora Gesù realmente sarà con noi sino alla consumazione del mondo, perché lo adoreremo nell'Eucaristia, ma lo vedremo nei nostri fratelli, lo mostreremo nella nostra vita. In questo momento che precede la benedizione chiamavo i bambini che vengono qui davanti all'altare. Sono quei bambini che giocano davanti all'agnello gettando su di lui le proprie corone. E allora io prego tutti i bambini, prima della benedizione, di stare qui davanti a Gesù. Essi sì che mostrano il volto innocente di Cristo, il volto della grazia. Si ricordano le parole del Signore: se non diventerete come bambini, non entrerete mai. Non entrerete nella dimensione del regno dei cieli, non capirete mai nulla. Signore Gesù, noi ti adoriamo nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia e ti presentiamo i nostri bambini, ricordando le tue parole.
benedici in maniera particolare questi bambini perché crescono puri e santi, perché le loro vesti siano sempre bianche, possono conservare la loro innocenza fino alla fine dei loro giorni.